Villa Comunale, Parco Kennedy, Viale Italia, non c'è un polmone verde di Avellino che sia stato risparmiato dalla moria di alberi secolari, abbattimenti continui che si susseguono tra l'indignazione della gente. Quella di oggi è una cartolina sbiadita della verde Avellino che fu. Incuria e poca manutenzione hanno provocato tutto questo. L'ultimo a cadere, ucciso dal cancro colorato, è stato il platano monumentale della Villa Comunale. Quello della villa è una tragedia per quanto mi riguardi. Io ogni volta che passavo dicevo: speriamo che muoio prima io e poi questo platano. La villina dovrebbe essere curata di più. Diventerà il deserto dei platani perché non conoscono proprio la prevenzione. È bello così, tagliano, arrivederci, si fanno i soldini, la prevenzione non c'è. Con la prevenzione si può salvare questo patrimonio storico, questa ricchezza di Avellino. Come no, mi ricordo, erano più alberi qua. Il viale dei prateri di una volta, bello, doppio, è finito. Era il vando di Avellino, ma l'incuria, soprattutto comunale, se ne è fregata. Anche il secolare della Villa Comunale, che era importante, però l'hanno abbattuto, è triste. Era un'altra cosa Avellino, era più pulito, più sistemato, più... ma adesso è una cosa vergognosa. Peccato che vengano tolti, per il fresco anche d'estate, almeno quello. Per incuria, per poca attenzione si è arrivato a questo. Incuria totale, tutto è mancato. Non li piantano più, non fanno manutenzione, non fanno niente. Nel 95 era un paradiso qui, un microclima unico. Adesso basta guardare, cadono le braccia.